Giulio Migliaccio racconta i suoi primi 6 mesi di Fiorentina, la sua voglia di ripartire a 31 anni con un nuovo ruolo e soprattutto con nuovi stimoli, da giocatore fondamentale a riserva più che utile in questo campionato targato Montella. E te sei uno dei leader principali di questa squadra, nello spogliatoio. Ma il leader è una parola importante, però secondo me è la stima dei compagni, della società, che penso che sia la cosa più bella, al di là se uno gioca, certo se giochi fa più piacere, però la stima la guadagni il leader, se così possiamo usare questo termine, si conquista con gli esempi giusti, secondo me, negli allenamenti, con gli atteggiamenti. E a volte anche comunque magari la cosa principale secondo me è soprattutto, ecco, quello che già, i due punti che ho toccato, gli atteggiamenti giusti, l'impegno, la professionalità, la voglia quella lì di non mollare mai anche negli allenamenti, ma soprattutto forse nei momenti difficili, i momenti difficili sempre tra virgolette, perché i momenti difficili sono altri, però magari quelli che intendo io lavorativamente quando non giochi. Quando non giochi, di allenarti sempre nello stesso modo e con una gola ancora più rapida, così il mio ruolo è la mezzala destra. Forse quello lì davanti alla difesa è l'unico ruolo che in carriera veramente non ho mai fatto. A Palermo l'ho fatti tutti i ruoli, sia in difesa, ho giocato in difesa 3, ho fatto il centrale, il terzo di difesa, a Palermo l'ho fatti tutti. Ho giocato a 2, a 3, ma davanti alla difesa è la prima volta l'ho fatto qui a Firenze. È un ruolo proprio che non mi sento mio, è un ruolo dove faccio veramente fatica, perché comunque è un ruolo particolare dove secondo me ci vogliono determinate caratteristiche, però quando l'allenatore me l'ha proposto non mi sono tirato indietro, perché fa sempre parte di quel saper soffrire, quella abnegazione che ti dicevo prima, quindi non mi sono mai tirato indietro.